Benvenuti a Toxic Terza Serie Oblivion. Non tutte le relazioni sono patologiche, non tutte le relazioni tossiche sono patologiche. Questa cosa deve essere chiara perché naturalmente internet, i social, la comunicazione sta dando molto peso a fattori patologici, narcisismo in testa e sembra oramai che... Boh, ci siano narcisisti ad ogni angolo e ci siano relazioni tossiche, pesantemente tossiche ad ogni angolo. Eh, non è così, ma eh, peraltro non tutte le relazioni che ci fanno soffrire sono connotate da fattori fortemente patologici o anche, lieve, cioè, o anche patologici eh, in, in maniera molto rilevabile. Semplicemente alcune volte si tratta di della la persona non giusta per te. Quando la persona non è giusta per te, succede che fa danno involontariamente, non ci fa stare bene dal punto di vista più superficiale. Um, diventa tossica, diventa tossica perché ci rende peggiori di quello che saremmo senza di lei, ma il problema è che la persona sbagliata per noi. Per, è, la persona, è anche una persona alla quale noi in qualche modo facciamo danno, perché se non ci fa stare bene, se ci mette in una posizione, come dire, sgradevole, di ansia, di stress, eccetera, difficilmente risponderemo bene. E nel rispondere male a questa relazione eh, faremo emergere probabilmente comportamenti che fino ad allora non avevamo avuto con nessuno. Uh, che verosimilmente faranno stare a disagio anche l'altra persona. Per cui poi queste relazioni della per con la persona sbagliata sono relazioni nella quale entrambi si perde. E appunto è quello, direi che si connotano proprio per il fatto, gli sarà successo, di avere la percezione che con quella persona ho degli atteggiamenti, ho delle ansie, dico delle cose, eccetera, che a me non è mai successo di avere con nessuno, perché in realtà sono degli incastri però sono degli incastri negativi e per cui al posto di rendere migliore fanno emergere, slatentizzano lati, ehm, lati negativi. Perché ci pongono anche in situazioni, quando poi la relazione è veramente tossica, estreme, no? è un po' come eh, la persona che, adesso faccio un esempio come al solito dei miei un po' eccessivi, ma per capirci, la persona che non è cannibale, però... Nel momento in cui si trova in un incidente aereo sulle Ande eccetera eccetera e deve sopravvivere, finisce per arrivare al, all'antropofagia ehm, semplicemente perché è la condizione che ha portato, la condizione estrema, che ha portato la persona a tirare fuori un comportamento che altrimenti non avrebbe mai avuto. Um, D'altro canto va anche detto che ho osservato, um, e si osserva, l'ho osservato solo io um, in, in alcune relazioni uh, che uh, terminano o comunque sono relazioni che non vanno, perché in realtà uno dei due soggetti. Um, è invece un soggetto che permetterebbe una crescita, ma l'altro partner non ne vuole sapere e per cui gli stimoli positivi mandati all'altro partner non fanno che ehm, esacerbarne, come dire, la rabbia, il fastidio, l'ansia e per cui questa persona potrebbe arrivare a dire "Ma io con te ehm, Sto male come non sono mai stato con nessuno, ho oh, oh, dei nervosismo, delle ansie che non ho mai provato con nessuno, ma semplicemente perché la prima persona mette di fronte la seconda a dei limiti o a delle spinte migliorative che la seconda persona non ha minimamente voglia di fare, e anzi, terminerà, terminerà la relazione eh, alla ricerca di qualcuno che colluda completamente con i propri limiti in modo da non giungere mai a nessun cambiamento migliorativo, secondo il principio della mitica resistenza al cambiamento, che poi è il fattore di rimente, di resistenza e eh, di difficoltà che abbiamo noi eh, psicoterapeuti in terapia con i pazienti, perché razionalmente le persone possono dire di volere qualcosa, di volere un cambiamento, ma poi intimamente per... Per la resistenza che non sto qua a dire, eh, non mettono in atto nessun cambiamento, e per cui non hanno una reale volontà di essere diversi da quello che sono, e quindi possono cercare affiancarsi a persone che non fanno che, non fanno che ribadire quello che sono, non fanno che mantenere uno status quo, non, il famoso tutto cambi perché nulla cambi. Ecco, anche questo naturalmente è come dire, una pseudo-relazione una tossica, cioè sembra una relazione tossica uno dei due, in realtà sarebbe una relazione positiva e di crescita, ma l'altra persona non è giunta in una fase della vita nella quale vuole incontrare i propri limiti e vuole come dire, inaugurare un cambiamento e quindi certe relazioni finiscono perché sono troppo positive per noi. Un saluto e al prossimo video.